Wow, che meraviglia! Sono molti materiali interessanti, vale la pena provarli. Per esempio, se parliamo di grafica, questa carta qui, la carta Bristol, è sicuramente molto buona. E volevo fare un attimo una prova con i pennarelli su questa carta. Sto usando uno 005, che ha una punta molto molto sottile, e se io poi ci vado a cancellare, anche se sotto non c'è la matita, il segno rimane molto netto, molto deciso e anche molto nero, cosa che non succede spesso. Questo perché la carta assorbe meno l'inchiostro e quindi, rimanendo in superficie, riesce a tenere molto il segno, e contemporaneamente, anche se non c'è un assorbimento, cancellando anche con una matita per gomma, il segno rimane integro. Quindi pennarello e carta Winsor Bristol sono perfetti per esempio per chi disegna grafica, fumetti e cose in bianco e nero. La stessa cosa succede con questi pennelli. Un attimo solo, eccoli. Questa per esempio è una novità interessante, perché sono pennelli sintetici che di solito si usano per gli acquerelli, però se prendiamo questi numero 2 e numero 1, li ho provati con l'inchiostro di Tina e funzionano. Ok? Vabbè, poi l'inchiostro di Tina della Winsor, insomma, è un must. E qui vieni nel mio territorio, questo set con le vaschette, con le pasticche della Cotton, sono fantastici perché sono divisi per tipologie. Per esempio, questo è per i colori che di solito si usano per i cieli, questi per il paesaggio, questi per i ritratti. E li trovo molto interessanti, tant'è vero che me li prendo e li userò quanto prima. Anche per il disegno davvero, per la loro praticità, sono ottimi. Se ne apro uno, così li vediamo. I Cotton sono sicuramente degli ottimi acquerelli, non sono un surrogato di niente, hanno una propria anima e io li uso molto spesso. Ma questo produrre dei set con colori caratterizzanti di un genere, li trovo molto, una scelta molto intelligente. Allora, la carta d'acquerello della Winsor & Newton. Adesso ne proviamo una che non è di grana fine, ma grana satinata, quindi quella pressata a caldo. Vedi come riesce, il pigmento si scioglie e la carta non si imbarca. Anche bagnato su bagnato, puoi lavorarci con vari passaggi e la carta non si rovina. Ok? Poi io amo molto la carta satinata perché ti consente di poter lavorare contemporaneamente con il colore e con la grafica. A proposito di grafica, i pennelli professional per l'acquerello della Winsor io li sto utilizzando anche per l'inchiostrazione, almeno sto facendo delle prove, perché guardate il segno com'è pulito, sembra quasi un pennello di martora. Quindi questo è prezioso anche ovviamente per il colore, eh? Che sulla carta a secco puoi ottenere veramente un segno molto deciso che ti consente di lavorare sui particolari. E poi se proviamo anche con un colore scuro, diventa grafica vera e propria. Quindi sono molto interessato a questi pennelli perché possono essere usati nei due modi, sia per quanto riguarda delle azioni pittoriche, ma anche per delle azioni grafiche. Adesso provo a usare l'inchiostro nero sempre della Winsor, che nonostante sia molto denso è anche molto fluido. Quindi lavorando su due componenti, quindi su una carta umida e una carta a secco, vogliamo fare un po' di pittura e un po' di grafica nello stesso momento, ok? Questa carta l'ho provata anche con dei medium. Per esempio il lattice mascherante, oppure l'uso anche dello scotch da restauratore, e non strappa, si mantiene integra, riesce a tenere sia il colore che eventuali lavori di preparazione,
del supporto, con le abrasioni, eccetera. Quindi questa carta qui è sicuramente molto molto robusta. Vedete come l'elemento pittorico si trasforma in qualcosa invece di più grafico, magari anche più fumettistico, però con la stessa intensità. Quindi carta perfetta e inchiostro e pennelli che possono essere adattati sia al disegno ma anche all'illustrazione e alla pittura. Anche questa versione a colori della Winsor & Newton dei pennarelli, questo per esempio è il numero 3, è molto interessante, si può usare anche per integrarlo in lavori con il colore, anche come preparazione magari per delle cose fatte poi in digitale. Vedi il segno come è fluido, forzandolo un po' si può ottenere anche un segno modulare, che di solito con i pennarelli è difficile. A me piace molto ovviamente questo segno blu. Vediamo se riusciamo a tenerla sotto controllo il pennarello con il tratteggio. Vado così di getto, ma mi sembra che sia ottimo, ok? Questa versione a colori non la conoscevo, quindi questa per me è una novità, che potrebbe anche, siccome sono pennarelli indelebili, potrebbe essere anche appunto una ottima preparazione magari per un'illustrazione a colori.